andando a un corso al collegio dei geometri per sulle pavimentazioni. Però caspita, si fa freddo stamattina. Non so se siete in giro, ma ci sono tipo 45 Fahrenheit. Fa freddissimo. Considerando che 100 Fahrenheit dovrebbe essere la temperatura corporea, diciamo, ideale. E ne abbiamo la temperatura del sangue. E noi abbiamo 45, cioè la metà. Fa freddo. Adesso si va in posta e vediamo se riusciamo a pagare una cosa, perché sono un sacco di soldi da pagare. C'è sempre solo da pagare qui. Non entra niente. E però per le 8:30 io devo essere lì alle 9, perciò speriamo che non ci sia coda. Aggiornamento, ho già finito. È stato super veloce, c'era una tipa in coda, ma l'ho superata perché ha sbagliato a cliccare sul pulsante e ha preso il numero sbagliato. E quindi boh, ci ho messo 5 minuti e è fatto, figo. Pensavo di star lì tipo mezz'ora. La gente che mi vede, io ho un cavo attaccato al sedere. No, perché cos'è che succede? Che stamattina io ho acceso il telefono. Acceso, era già acceso perché lo tengo acceso. Però era fuori linea, nel senso che non c'avevo internet. Tanto sto dormendo e non mi serve. E cosa succede? Che io lo metto in linea e perdo il 10% di carica in 2 minuti e mezzo, 3 massimo. Cioè la barretta. Oh yeah. Sono uscito adesso dal corso sulle pavimentazioni in PVC. È stato molto istruttivo, 6 ore, e ho scoperto essere un corso e non un seminario, che è molto importante, cambia un bel po' per varie cose all'interno al collegio di geometri. Bisogna avere un tot di crediti ogni anno, ogni 3 anni, quindi questo far credito ed è ottimo. Poi adesso mi dirigo invece verso il centro, perché devo fare un test. Praticamente il wifi del centro di Asti, città di Asti si chiama, non funziona col mio portatile e devo capire perché. L'ho scritto sul gruppo di Asti e mi hanno detto di fare un altro test con un altro computer. Allora ho preso in prestito un altro computer e faccio un test, vedo se funziona. Se non funziona neanche con l'altro computer, mettono a posto la cosa. Se no, boh, mi collegherò col telefono e se devo fare delle registrazioni, delle live, come avevo detto che avrei fatto, le faccio però dal telefono, magari un hangout. Cacchio di cane, tra un po' non mi volava il telefono dallo spavento. Cioè del tipo, stavo camminando tranquillo per una via sperduta, che ho detto esploriamo, vediamo se magari qui ci può essere qualche posto bello per delle riprese, non ti capire schifoso che io. Potrebbe esserci un posto bello per delle riprese, non so, esploriamo. Vado tranquillo, silenzio, non c'è nessuno. Poi cosa succede? A un certo punto mi giro, ho detto no, torniamo indietro che dobbiamo andare da un'altra parte. Mi giro e a un certo punto wow. Ma oh, mi sono girato, il telefono stava volando via. Giuramente, perché ce l'avevo in mano. E mi sono girato di colpo, track, e ho detto oh, cacchio. Per un attimo ho pensato di perderlo, ho detto boh, è andato dal vicino. Poi no, sono riuscito a prenderlo. Praticamente stava uscendomi dalla mano e l'ho chiusa e l'ho ripreso. La cosa, bah. La notte cala. La notte, la sera. Cacchio, sono le 6:30, 7 e qui è già tutto buio. Bene, mi dirigo verso la piazza, testo il wifi, ho il telefono scarico, quindi non so se farò altri video. Spero di sì, magari lo metto in carica se ho ancora un po' di energia sul caricatore portatile. Ok, funziona. Ho scoperto che la password era sbagliata. Che figura, poi dovevo dire che perché non trovavo la password. No, in realtà perché la password te ne mando una loro che è diversa da tutte le altre. Nel senso, è stupida. È una password senza senso. Perché non ti puoi personalizzare la password? Ma soprattutto, perché non puoi dire recupera password che io l'ho dimenticata? Magari questa cosa la faccio presente. E boh, quindi sono collegato, sono online e posso attuare il mio piano terribile delle live o dei caricamenti veloci dei file. Comunque non l'ho detto a nessuno, ma ho fatto un sito molto semplice con Photoshop e questo qua, dacci un occhio, è un po' quello che faccio. È fgobbo.com, fgobbo di Francesco, f di Francesco, gobbo il cognome, .com, e c'è il sito. È semplicissimo, magari dateci un occhio, ditemi cosa ne pensate, se l'avreste fatto diversamente sicuramente. E, boh, un saluto, attacco il video di prima perché
e ho scoperto invece che avevo un carro a carica sul caricatore portatile, che adesso ve lo faccio anche vedere. Questo qui, caricatore portatilissimo. Se no, questa è la fine e non la taglierò. Sono Francesco Yoshi e se vuoi seguire altri vlog tipo questo, iscriviti, oppure metti mi piace, oppure commenta, oppure condividimi. Saluto! Che capelli, cacchio!